miei sono di un paesino a 20 km da Sapri. Però è un paesino dove non c'erano le scuole, c'era la scuola elementare, basta. Parentesi, siamo 8 figli e io sono il terzo. Studiavamo alle scuole elementari al paese di mia madre. Poi, man mano che c'era la necessità, mio padre si trasferì, che faceva il pediatra, si è trasferito a Sapri e noi finivamo le scuole elementari al paese e venivamo qua a fare ginnasio. Io ho preteso, mi è costato non pochi sacrifici, imparare a progettare tutto di una vettura, perché spesso la gente non si rende conto che se io ho un motore che va al 120% e un telaio e una sospensione che va al 60%, la macchina va al 60%, cioè l'elemento più debole che condiziona in definitiva il comportamento globale dell'oggetto. Questo è una cosa di cui pochi tengono conto, ma per me è fondamentale. Il succo di questo mio lavoro lo dimostra l'F40, perché in tutte le sue parti l'F40 ha una sua omogeneità e lì non c'è niente fuori luogo, non c'è il motore che va a 1000 e il telaio che va a 800 e che condiziona, no, lì le cose sono state fatte per avere il massimo da tutto. Questi sono i miei gioielli. Io ho chiesto a Ferrari, quando gli sono andato a dire che ero disponibile a fare questa macchina, e lui mi ha chiesto, dico, ingegnere, io non voglio gente tra i piedi, la gente che, di cui ho bisogno, scelgo quelle persone che mi servono, però nessuno deve mettere lingua in quello che faccio. Lui mi ha detto, ok, se l'è segnato sull'agenda, Materazzi, no, rompi i coglioni. Io sono il papà dell'F40, ma non solo dell'F40, soprattutto del GTO Evoluzione, che è stato il progenitore dell'F40. Il GTO Evoluzione è stato completamente progettato da me, fatto perfino la carrozzeria, perché avendo dato l'incarico, come era solito farsi in Ferrari, alla Pininfarina, ne era venuta fuori una vettura con un CX disastroso. Questo il buon Fioravanti non lo cita nei suoi articoli. Tant'è che quando sono tornato il martedì e il direttore generale mi dice sei andato a Torino, allora gli ho detto senti un po', se noi dobbiamo andare a correre con quella vettura alle mani, noi allora c'era la benzina contingentata, noi dopo 22 ore ci siamo bruciati tutta la benzina e gli altri continuano a correre. Dico guardi che io ho già fatto dei controlli, dico ma tu sei il solito, sì, falla tu. Io l'ho fatto mettere a verbale e la macchina l'ho disegnata io, l'ho fatta io. Non è che sono stato lì a lambicarmi il cervello tanto. Il giorno dopo sono partito con un ragazzo che ho detto mettiamoci qua, facciamo il disegno. Poi sono andato giù, c'era un carrozziere bravo in Ferrari alle esperienze. Ho detto pari, anziché fare dei pezzi, facciamo una macchina intera. Poi naturalmente cos'è successo? Che avevo tutta la roba per montare questa macchina e stava per arrivare in produzione il 328. Allora il direttore mi chiama e dice no, quella macchina sai, dà un po' fastidio perché la gente non è che è distolta dalla produzione di questi. Allora io ho dovuto caricare, ho telefonato a Michelotto a Padova, dico senti io così così ho tutta la roba, te la porto, la montiamo assieme. Difatti poi l'abbiamo montata lì. F40, io ho disegnato tutto, la carrozzeria l'hanno dovuta poi dare da fare alla Pininfarina, ma se lei guarda le modifiche, in Galleria del Vento c'è andata un GTO Evoluzione per fare l'F40. Di motori io ne avevo fatti due per il GTO Evoluzione, c'era una versione che si chiamava CR da rally e una CK da pista, poi quello da rally è diventato il motore dell'F40. Questa invece è una cosa che io ho comprato quando sono andato in pensione. Mi sono fatto questo regalo, mi sono svenato letteralmente. Però questa viene dalla biblioteca di James Watt.
Questo è il fondatore del primo ufficio brevetti in Francia. Il fratello faceva il professore di disegno e disegnava tutte le macchine che depositavano. Io con questo qui ho seguito lo sviluppo della tecnica dal 1830 al 1890 attraverso le invenzioni che depositavano da questo signore. A me la mente sulla sovralimentazione l'ha aperta la lettura di quel libro di Dennis Jenkinson. Quando io ho letto che secondo lui un motore non sovralimentato non era un motore, allora io a quel punto ho cercato di capire cosa fosse questo qualcosa di miracoloso, convinto Ferrari attraverso la valutazione delle prestazioni che si poteva ottenere col turbo, perché in pratica nel 79-80 la Ferrari correva ancora col T4 e il T5, che era un motore da 3 litri e aveva 530-540 cavalli. Quando si è visto che con un motore da 1500 si poteva arrivare alla stessa potenza, e questo è stato un qualcosa che insomma, ha fatto raddrizzare le orecchie al commendatore. Per fortuna potevo avvalermi all'epoca, nell'ufficio tecnico che dirigevo alla Ferrari, di gente non solo appassionata, ma anche disponibile. Io mi ricordo che alcune cose, per affrettare, sullo stesso argomento smetteva un disegnatore, subentrava un altro che magari era andato a cenare e poi tornava per 2 ore. Però, come dico, con Forghieri lui era chiaramente interessato, perché poi alla fine le macchine le portava lui in giro, quindi non voleva fare brutte figure. E naturalmente lo tenevamo aggiornato, facevamo le nostre riunioni per sapere lo sviluppo, il prosieguo del lavoro. Se vogliamo, il motore alla fine era diventato un motore vincente, perché se ricordiamo quello che è successo a Monte Carlo nell'81 o in Spagna, quando Villeneuve è tornato e alla riunione del martedì Ferrari dice: hai visto, la Ferrari va... No, si blocchi, dice, lì ha vinto il motore Ferrari. Villeneuve poi andavamo a giocare a biliardo qua, un paesino vicino Modena, qua, dico qua perché eravamo lì a Maranello, vicino Maranello, e lui non ci teneva a perdere, voleva vincere. Ma era uno che in qualità di ingegnere progettista di vettura da corsa, devo dire che ci creava più di un problema, perché lui era sempre un tantino al di là della vettura, cosa che molti piloti riescono a non fare, e quindi accontentarlo in tutte le sue richieste diventava sempre più complesso. Ha visto da che anno viene? Teatrum Machinarum Novum, uno dei primi libri di costruzione di macchine. Per quanto io mi riguardi indietro, grossi errori credo di non aver commessi. Certo, inevitabilmente la progettazione comporta delle incognite, perché progettare significa proprio gettare avanti, andare con la mente oltre quello che si conosce, quindi in un certo senso è inevitabile che si finisce nell'ignoto. Poi l'esperienza che si raccoglie in questo tipo di lavoro, man mano che si va avanti, serve proprio, come dico, aver fatto l'F40 in 13 mesi non credo che sia una cosa che sia compatibile con quelli che sono i tempi di oggi. Io guardo oggi il 488 Ferrari, del quale voglio fare anche un accenno in generale alle prestazioni, e devo dire che quella macchina lì sarà pure bellissima. Però io voglio dire ai signori della Ferrari: se in 30 anni hanno guadagnato solo il 5%, come mi ha scritto il mio amico giornalista tedesco, in effetti è il 5% in 30 anni, siccome l'hanno fatta per 2 anni motore dell'anno. Quello dell'F40 deve essere il motore del secolo, devono avere un po' di pazienza, ma è così. I miei 38 progetti che ho messo assieme durante la mia carriera, che è partita
è partita con un go-kart e finita la Formula 1 per quanto riguarda l'assieme delle vetture. Chiaramente non posso non pensare allo Stratos, per esempio, ma anche la Formula 2 di Osella, che abbiamo rischiato di vincere il campionato europeo, l'abbiamo persa all'ultima gara. Poi, naturalmente, il GTO Evoluzione, che è una vettura che non è andata in produzione, non ha corso, ma comunque è stata la madre dell'F40. E poi, naturalmente, voglio mettere l'Edonis, che rappresenta ancora una vettura, e per ultimo mi lasci citare un diesel che io ho fatto per una ditta straniera, è entrato in produzione, è stata acquistata da una ditta americana ed è un motore che in Africa ne hanno vendute a centinaia per azionare dei gruppi elettrogeni, ed è stato un impegno per me completamente nuovo che mi ha costretto a un ristudio della modalità delle teste, della disposizione delle valvole, degli iniettori, che comunque ha arricchito anche quello la mia preparazione professionale.